L'ECA afferma che sarà un'estate senza mare inquinato. L'ARTA annuncia che per evitare errori le analisi saranno recapitate direttamente alla capitaneria di porto. I balneatori spendono soldi per fare analisi per proprio conto. Le opposizioni di oggi danno la colpa alla politica e all'amministrazione comunale, che ricorda intanto che l'assenza di depuratori che smaltiscono i liquami non è un fenomeno recente. Pescara continua a restare al centro dell'attenzione con il valzer della balneabilità 2016. Si cerca sempre di scaricare le responsabilità addosso a qualcun altro, ma mi pare invece del tutto evidente che due sono i fatti essenziali e sono fatti che riguardano la Giunta Alessandrini e la Giunta D'Alfonso. Il disastro dello scorso anno sull'ordinanza sì, ordinanza no, è sotto gli occhi di tutti. Quello che è venuto a mancare oggi sicuramente è il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Ormai nessuno è più disposto a fare il bagno anche quando le analisi sono positive. E questa la dice lunga, e la responsabilità non può che essere addossata che al sindaco Alessandrini, reo di aver combinato il disastro dello scorso mese di agosto. Tra le accuse del centrodestra anche quella rivolta al governatore PD Luciano D'Alfonso, che aveva annunciato l'esecuzione di lavori per l'abbattimento della tanto polemizzata diga foranea, che ad oggi resta lì dove l'hanno costruita. I tempi per la realizzazione dell'intervento di apertura della diga foranea sarebbero stati immediati, sempre sulla scorta di questa regione facile e veloce che lo caratterizza. Invece la regione di D'Alfonso non è né facile né veloce, anzi è molto lenta, tanto è vero che la diga foranea è ancora lì, che ci sono problemi in continuazione e che soprattutto le condizioni del mare continuano a essere quelle che sono sotto gli occhi di tutti. Anche oggi il vice sindaco del Vecchio doveva essere qui con un dirigente del provveditorato alle opere pubbliche e non si è neppure presentato in commissione per affrontare, così come avevamo richiesto, la questione. Questa la dice lunga, insomma c'è una fuga dalle responsabilità da parte sia di Alessandrini che della sua giunta che di D'Alfonso e dei suoi componenti, l'esecutivo regionale.